che il significato primo, si è parlato di loro, è che noi siamo il nodo di una rete. E io credo che è fondamentale che questa rete cooperi. Perché? Perché si impara facendo e riflettendo su quello che si impara. La riflessività è un atteggiamento fondamentale, per cui rispetto alle esperienze che noi arriviamo, il fatto di valutarle nel tempo, di confrontarci, di vedere che tipo di stimoli riceviamo, ritengo che sia fondamentale. Il motivo è anche che, al di là del tipo di difficoltà che la persona presenta, noi non possiamo pensare che sia risolvibile nei tempi brevi, e sia risolvibile da un punto di vista e da un'offerta educativa riabilitativa sola. È solo il tempo, non il tempo passato inutilmente, il tempo passato con una certa intensità, progettualità e sostegno che garantisce la stabilità dei risultati. E siccome noi abbiamo a che fare con le persone, sono in questione anche le nostre scelte di fondo, che non possiamo pensare che vengono assolte semplicemente perché abbiamo acquisito delle competenze, ma perché manteniamo comunque sempre molto intensa la collaborazione. Quindi per questo primo motivo, quello del seguire la persona in maniera adeguata e nel tempo, da diversi punti di vista, penso che la presenza dei servizi, del sistema dei servizi, sia fondamentale. Il secondo motivo è che è un po' un'illusione pensare che il nostro intervento è specialistico. Faccio degli esempi, non l'avevo pensato, questo mi è venuto adesso. Noi lavoriamo con minori di vario genere, italiani, stranieri e anche rifugiati. Ora, abbiamo a questo momento delle ricadute molto preoccupanti. Sono mesi che non vengono più inviati minori a causa della questione di Libano. I rifugiati, c'è questa stupida idea di dare loro il permesso di soggiorno in base ai paesi di provenienza, qui come si fanno a distinguere, tenete presente che secondo l'articolo 10 della Costituzione quelli che vengono dall'Africa li dovremmo accogliere tutti, con il problema che questo può comportare, e non si pensa invece a un permesso di soggiorno per merito, per esempio per le competenze acquisite, che sarebbe molto più semplice. La percezione che gli italiani hanno al mondo rispetto alla presenza dei rifugiati richiedenti asilo è la più disintonica di tutti i popoli. Cioè, gli italiani pensano che c'è una presenza di rifugiati spropositata, e comunque sia, il bisogno dei mestieri mancanti, quelli che gli italiani non fanno, è molto molto superiore rispetto a chi arriva nel nostro paese. Questo lo dico perché chi come noi lavora in questo campo ha una frustrazione grandissima, anche perché hai a che vedere, entri in contatto con una violenza che è inimmaginabile. Quando senti queste storie ti dici: ma com'è possibile? La questione di Bibiano, non abbiamo più invii. Io so per esperienza che è vero che ci possono essere degli errori nel dichiarare un distacco temporaneo della persona dalla famiglia, però in molti casi ho visto che vengono invece affidati tardi, e con delle situazioni in cui poi i ragazzi sono irrecuperabili. E anche qui vedete che sono due aspetti che interpellano non tanto me per le competenze che ho, ma interpellano me come persona. Ora, vivere quando vedi che i significati della tua esistenza si svaporano non è bello. Poi io sono anche molto preoccupato della piega, del rischio che ci sia un'involuzione rispetto alla democrazia. Qui c'è tutto il tema della comunicazione, ma lasciamo perdere. Ecco, la terza cosa, perché dico questo? Perché è assolutamente necessario essere uniti e uscire dall'idea che noi ci occupiamo di cose specialistiche, no? Ci occupiamo delle ferite che hanno a che vedere con la vita del nostro paese, che hanno a che vedere con le persone. Se mettiamo insieme tutte le persone
che sono toccate da disagi, non è mica possibile parlare delle persone per bene e delle persone non per bene, è tutta una situazione. Tutti noi abbiamo a che fare con situazioni di difficoltà. E allora in che misura riusciamo a tirar fuori la nostra capacità di aiuto? E qui dico una terza cosa, noi come fondazione abbiamo anche una scuola che rilascia il titolo di laurea breve per educatore sociale, da quest'anno anche per educatore dell'infanzia, e io quello che dico sempre è questa: badate bene che l'educatore sociale, non so quanti ce ne sono, ma ci sarà pure degli operatori, no? Non è una professionalità diminuita, che è un messaggio bruttissimo che si manda, è una professionalità specifica. Allora non basta la multidisciplinarietà, occorre anche riconoscere la specificità delle professioni. Se noi siamo convinti dell'approccio biopsicosociale, chi è che si prende cura della relazione nel suo complesso, se non l'educatore sociale, che segue la persona nella sua relazionalità in un contesto di gruppo o in un contesto di comunità, che la segue nel rapporto appunto con la famiglia, che cerca di coinvolgere la famiglia, che la segue nel reinserimento, la sostiene. Dunque, la professionalità dell'educatore sociale è specifica perché ha la responsabilità della relazione sulla globalità e ha il compito di favorire l'integrazione delle specialità. Tant'è vero che noi abbiamo un capo per malati mentali e il direttore è un educatore sociale. Voi direte, ma la specialità deve essere lo psichiatra. Perché abbiamo scelto di non mettere lo psichiatra? Perché se no, il gioco dei ruoli, io sono malato, tu sei il medico, si va a esasperare ancora di più. Potrei fare più una serie di esempi. Con questo, lo psichiatra c'è in equipe, non è che non c'è, ci vuole altro, ognuno viene seguito. Anticipo, quando si fanno i gruppi nella casa per malati mentali, nell'equipe è presente anche la cuoca. Perché per noi è estremamente importante, tant'è vero che l'unica dieta che ha avuto successo perché c'è stato il coinvolgimento della cuoca. Ecco, dico queste cose per anticipare qual è il cuore del mio intervento, che è: noi come CES ci occupiamo di cose svariate. Abbiamo cominciato con la tossicodipendenza, abbiamo case per malati mentali, abbiamo case per malati di AIDS, abbiamo case per minori minori stranieri, una casa per DCA e malati mentali, insomma, copriamo tutta quell'area di difficoltà che sono estremamente variabili, con delle problematiche, poi abbiamo anche dei diurni per anziani, con delle problematiche gestionali non piccole, perché a variabilità cosa corrisponde? La difficoltà della sostenibilità economica. Detto questo, c'è una filosofia di fondo che ispira questi interventi o sono delle giustapposizioni così nate per caso? No, c'è una filosofia di fondo. Io penso che questa filosofia di fondo abbia a che vedere con un approccio che chiamo lavoro di comunità, che è una base teorica molto importante. Cito Maxwell Jones, posso citare anche Goffman, che all'origine, molto prima della legge Basaglia, addirittura la riflessione sugli istituti psichiatrici. Lui ha una visione che oscilla, nel senso che da un certo punto di vista dice che l'identità è qualcosa di autonomo, da un altro punto di vista, al più estremo, dice che l'identità è un'attribuzione sociale. Per dire che cosa? Che l'istituzione rischia di metterti addosso un vestito che non è il tuo e tu vieni represso. Allora, è ovvio che il nostro sforzo è quello di evitare che la persona si intrappoli dentro un ruolo, ma esprima il più possibile la sua personalità. È per questo che bisogna stare attenti ad agire le professionalità. È per questo che lo stile con cui agisco la professionalità, il contesto che io creo, è fondamentale. Vi potrei raccontare tanti effetti istituzionalizzati che sono delle giustapposizioni rispetto all'identità personale del tutto posticce, che non permettono poi alla persona di esprimersi. Quindi la suggestione, la domanda è proprio questa: ma noi con i nostri interventi riusciamo a condurre la persona all'espressione piena di sé, pur in presenza di cose limitanti, no? Tutte le forme di patologia sono una forte limitazione. E che strategie utilizziamo per fare questo?
Ecco, allora, per rispondere a questa cosa, dico, è già stato detto che la comunità per DCA, è stato il frutto di una programmazione, regionale, che aveva individuato, la necessità di questi posti letto residenziali. Contrariamente ad attese, gli invii hanno sempre registrato un andamento irregolare, raggiungendo solo per brevi periodi l'occupazione del numero di posti sufficienti per garantire la sostenibilità dell'iniziativa. E da tutt'oggi è così. Noi non siamo certi se questa esperienza avrà futuro o no, proprio per la ragione della sostenibilità. Qui si pone un problema. C'è stata un'audio regionale che ha dichiarato la comunità in maniera molto molto favorevole, adesso non dico il termine perché mi sembra un po' eccessivo, e un ultimo intervento della Commissione, anche questo ha dato una valutazione molto, molto positiva, a riprova di che cosa? Che la qualità non basta, non è vero che se lavori in maniera qualitativa bene vieni apprezzato. Ci vogliono altri tipi di correlazione, ma questo è un altro problema. Lo dico per sottolineare l'importanza che occorre, come dire, costruire un sistema di servizi veramente correlato, anche perché rispetto a quelle due cose che dicevo, è una pia illusione che noi come sistema di servizi non andremo sotto attacco. E come facciamo per difenderci? O meglio, come facciamo per dichiarare e convincere che il nostro lavoro è comunque consistente? Ecco, l'abbiamo iniziata a Parma, poi abbiamo realizzato una nuova struttura, l'abbiamo iniziata a Perugino Parmense nel 2012, poi abbiamo realizzato la nuova struttura a Parma, inaugurata in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla nel 2019. A riprova, e quindi abbiamo integrato di più i rapporti con l'azienda ospedaliera, diversificando i nostri servizi, offrendo l'opportunità di percorsi diurni, di assistenza domiciliare ai pazzi, aprendo le nostre supervisioni ai colleghi del servizio pubblico, convinti come siamo sempre stati dell'importanza dell'integrazione. Proprio in forza dell'importanza dell'integrazione, più nelle specificità e responsabilità di ogni attore, abbiamo aderito con convinzione al Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari, sposandone la sua filosofia. Quindi il mio augurio è che questo nostro impegno sia più apprezzato e che contribuisca a costruire questa rete dei servizi, a cui io credo molto, e che ha comunque anche un influsso su quella che è la vita democratica, perché vigila perché questa vita democratica si mantenga. Se per vita democratica intendiamo la possibilità che le persone abbiano, da qualsiasi siano i punti di partenza, la possibilità di esprimersi. Nella storia consistente, la Fondazione CES, coerente con i propri orientamenti culturali e gli assunti fondanti il suo approccio, la sua metodologia, ha applicato il proprio know-how a forme molto differenziate, come dicevo, almeno per quanto riguarda il sintomo di fragilità, di devianza, di disturbo del comportamento, cercando di offrire risposte adeguate ai bisogni secondo le opportunità. Qui faccio alcuni esempi, perché per chi non è esperto di loro comunità è assai difficile riuscire a trasmettere di che cosa si tratti. Questo è un po' paradossale, però è così. Per esempio, nel caso dei malati di HIV, non si viene meno al principio della valorizzazione dell'ospite, cercando di renderlo protagonista della sua vita nella struttura, nonostante i limiti fisici e cognitivi e le disabilità a volte importanti di cui è affetto, stimolando e richiedendo la partecipazione alla quotidianità secondo le proprie autonomie residue. Succede anche, questo ve lo posso assicurare, che quando un malato arriva, come è successo tante volte anche adesso in corso, vicino alla morte e ne è consapevole, i malati vanno su, gli ospiti vanno su, lo prendono per mano, gli parlano, che è una cosa molto importante perché vuol dire che le sensazioni rispetto al morire e rispetto alla propria malattia inabilitante sono state affrontate, non dico risolte, ma possono essere gestite. Questo è un esempio per capire che cos'è il lavoro di comunità. L'operatore deve avere a che vedere con questi vissuti.
e riuscire a tirarli fuori, a elaborarli e a costruire con questi una rete. Con la stessa intenzionalità si utilizzano momenti e strumenti di comunicazione formali e informali che favoriscono e sostengono l'espressione delle emozioni, degli stati d'animo, dei sentimenti, dei pensieri, che conducono a ricercare e scoprire dei significati. Naturalmente qui a seconda della tipologia che hai davanti. Un conto è fare questo lavoro sul malato mentale, un conto è farlo con un malato di destra, un conto è farlo con un tosso dipendente. Bisogna poi collocarle tenendo conto della specificità. Questi stati d'animo, emozioni, sentimenti, fino allora intravisti e condivisi, e a ritrovare una motivazione per continuare a vivere serenamente, con dignità, nonostante la prospettiva di un possibile peggioramento delle condizioni fisiche. La manifestazione dell'affettività in tutta la gamma delle sue forme viene incoraggiata, adeguatamente canalizzata, per favorire quel clima di accoglienza, di integrazione, di accettazione, di aiuto reciproco, che rende possibile la costruzione di un clima familiare reale, ingrediente potentissimo nell'affrontamento e nell'accettazione della malattia e dei vissuti destabilizzanti e dolorosi ad essa connessi, quando l'analisi psicologica rimane ancora muta. L'operatore è chiamato in primis a sintonizzarsi con essi per rendere possibile una condivisione effettiva, che ha il costo di un coinvolgimento che tocca gli aspetti più profondi della propria umanità, come l'impatto con l'apparente inutilità di un'esistenza limitata e senza futuro e l'eventualità di una disabilità progressiva. Sono tutte situazioni di cui noi abbiamo conoscenza. Un altro esempio: in un gruppo sulla motivazione con le ragazze affette da DCA, due di loro osservavano come faremo a rinunciare alla parte malata di noi che tuttavia, nonostante l'assurda sofferenza, ci dà sicurezza, perché almeno in parte possiamo rispondere alla domanda chi sono io. Capite che rispondere in maniera diversa a questa domanda non basta l'analisi, ci vuole la possibilità di fare un'esperienza, una relazione in cui tu riesci a misurarti, a dare, a ricevere, a capire chi sei. La testimonianza di una ragazza al termine del percorso riabilitativo assicurava che lei ora si sentiva la stessa sia in comunità che fuori, aveva la stessa capacità relazionale, la stessa fiducia in sé, la forza di esprimere quello che pensava e sentiva in ogni contesto, una sensazione piacevole di libertà e sicurezza. Diceva alle ragazze che avevano posto a lei la domanda: capisco che per voi quello che dico è come immaginare una terra mai esplorata. Se una persona non si riesce a accettare al punto che non vuole essere vista, io vi posso andare a dire quel che voglio, ma se l'esperienza non l'ha fatta deve potersi fidare di un ambiente, un orizzonte mai contemplato, ma fidatevi, è possibile, si tratta di avere pazienza e di investire qualcosa in sé, in tutti i giorni, nella quotidianità più disadorna. Nelle comunità per malati mentali noi facciamo questo, seguendo una riflessione che ormai è ampia, i gruppi con gli utenti, i quali danno un contributo molto molto importante e comunque vengono attivati. Ecco, questa narrazione che ho dato lo scopo di sottolineare che cosa si intende per autoaiuto, che è questo grande concetto che viene dalla fondazione della prima comunità terapeutica alla fine degli anni 50 ad opera di Sinanon e poi di Monsignor O'Brien, la prima comunità per alcolisti fondata da appunto Sinanon, e la comunità per tossicodipendenti è stata fondata, quella di alcolisti, da utenti. E da lì è partita tutta la riflessione che poi ha convinto anche gli specialisti a entrare in questo tipo di riflessione, portando il loro approccio. Quindi il concetto di autoaiuto è fondamentale. Perché? Perché vede come soggetti collaboranti non solo la, diciamo, persona toccata dal problema, ma chi gli sta attorno. Noi riteniamo che tutti i soggetti coinvolti debbano partecipare, rivisitare la propria esperienza, i propri vissuti, i propri pensieri, i propri agiti, per riuscire
a riformularli in maniera più adeguata. Il confronto, la condivisione, l'esercizio della reciproca responsabilità tra persone affratellate dalla stessa condizione è elemento stesso, spesso prezioso per riscoprire e alimentare le motivazioni personali a lottare per raggiungere il proprio benessere. Oggi viene chiamata un po' pomposamente peer education, scomodando ancora una volta un inglese per dire concetti semplici quanto importanti, con il rischio di incorrere in qualche ambiguità. Che cos'è questa peer education se non la condivisione di quello che uno vive con, si spera, qualcuno che favorisca la possibilità nei tempi medio-lunghi di una situazione. Non si tratta tanto di imitazione, seppur positiva, ma di attivare le proprie energie interiori secondo la propria storia, le proprie caratteristiche personali, prendendo spunto da chi è qualche passo più avanti nel percorso, perché la sua presenza sollecita desideri e aspirazioni ormai sbiadite e spente. Questo principio fondante dell'autoaiuto viene declinato insieme agli altri secondo le specificità delle patologie. In specifico, nella comunità in volo ci si avvale di diversi strumenti. Cioè, gli strumenti cosa fanno? Coniugano, declinano un principio. La cosa fondamentale però è avere un principio, e l'insieme di questi principi sono dei punti di vista che compongono l'approccio. L'approccio ci deve essere. Perché possono mutare gli strumenti, muta la situazione, muta le caratteristiche della patologia, ma l'approccio ti fornisce quella modalità, quella prospettiva, quell'atteggiamento con cui tu stai di fronte alla persona che ha dei problemi, che ti permette di rimanere fedele, ma nello stesso tempo di mutare. Dico alcuni: l'incontro del mattino, che ha come finalità la comunicazione, la condivisione degli obiettivi personali giornalieri, la pianificazione dell'organizzazione della giornata, per attivare la partecipazione con la disanima dei problemi e degli atteggiamenti connessi. Questo tipo di riunione si fa in tutte le comunità, a prescindere dalla modalità, dal tipo di difficoltà. Il gruppo di autoaiuto, dove si esprimono emozioni, sentimenti, pensieri legati alla vita, di comunità, la propria storia passata, il presente e la prospettiva futura. Guardate bene che sta roba va bene anche per le persone cosiddette normali, cioè prendere consapevolezza di quali sono le mie emozioni, i miei sentimenti, i miei valori di fondo, i miei pensieri, la mia progettualità è fondamentale, e non è che è finito a 20 anni, a 15 o a 60, perché comunque la vita ti porta delle sfide, no? L'invecchiare è una sfida, invecchiare bene è una sfida, cioè non è che tu dici ah vabbè io sono a posto. Quante dipendenze scattano anche a una certa età? Ho visto un signore dipendente da video, la moglie l'ha scoperto, che ha 55 anni, una persona di cui ho una grandissima stima per tutto quel che ha fatto. Cioè a dire, è illusorio pensare che noi raggiungiamo un equilibrio stabile, si passa da un equilibrio all'altro. La cosa fondamentale è essere attrezzati. Uno degli attrezzi che abbiamo nel nostro zaino per percorrere la vita è questo. Quello della possibilità di esprimere e condividere emozioni, sentimenti, pensieri, progetti. Se possibile in maniera comunitaria, che significa con un gruppo di persone, perché da soli è assai difficile. Poi esistono i gruppi psicoeducazionali rivolti ad utenti e loro familiari, che hanno l'obiettivo di aiutare a comprendere il disturbo e fornire degli strumenti per aiutare la famiglia. Naturalmente la riabilitazione psiconutrizionale, ovvero un modello riabilitativo ormai consolidato che tiene conto delle risorse e delle difficoltà di ogni persona. Inoltre gli utenti per le terapie individuali si avvalgono dello psicologo, dello psicoterapeuta e se nel caso dello psichiatra. La dietista e il medico di base svolgono le funzioni inerenti alla loro professione. Gli educatori sono responsabili, come dicevo, della relazione complessiva degli utenti nel contesto di vita di comunità. Perché vita di comunità? Dovremmo abolire questa parola perché induce delle confusioni. Comunità non è un luogo, comunità non è uno spazio. Comunità è semplicemente un intrico, una rete di relazioni. È la rete relazionale che è fonte d'aiuto.
Nessuna professionalità prevale, ma tutte concorrono alla predisposizione, all'evoluzione e alla verifica del percorso riabilitativo proposto agli utenti. Esse sono dedicate insieme, secondo il loro specifico apporto, all'unico scopo di far evolvere la capacità relazionale degli ospiti con se stesse, difficoltà che nella patologia di DCA è segnatamente più intensa e invalidante che in altre forme di disagio. È una patologia estremamente complessa, molto di più della tossicodipendenza, quando anche poi dentro la tossicodipendenza ci sono delle complicazioni anche psichiatriche e altro genere. Cioè, quando io ho detto dipendenza da tossicodipendenza, non ho detto un bel niente, ho detto un sintomo, però dopo devo andare a analizzarlo dietro. Nel trattamento delle persone affette da DCA, rispetto alle altre patologie, la funzione di monitoraggio e di supporto fornita durante lo svolgimento della vita quotidiana è continua e costante e confligge maggiormente con l'altra polarità indispensabile, propria della relazione con l'utente, che è l'ascolto, il supporto e l'accompagnamento. È più arduo mantenere una linea coerente nell'esercizio della relazione, richiede una notevole ginnastica interiore che si aggiunge solo con una lunga esperienza condivisa e riflessa con le altre professionalità. Più di altre patologie, i pazienti di DCA richiedono una maggiore sintonia tra i diversi attori, che concorrono al percorso di cura, data la loro estrema diffidenza degli utenti, la forte sospettosità e la tendenza a chiudersi in un mondo a parte. L'equipe non può limitarsi ad essere semplicemente multidisciplinare, ma deve costruire una sintonia vera da esercitare concretamente nel rapporto con gli utenti, le comunità e i genitori. Quindi la multidisciplinarità, secondo me, significa sintonia, costruire una sintonia. È un lavoro che richiede sia il superamento dell'usuale schema medico-paziente che della gerarchia tra professionalità, per cui quella ritenuta più specialistica dovrebbe avere più peso decisionale perché ha più competenze. Sono questi due corollari che discendono direttamente dal principio primo che ho annunciato, che è quello dell'autoaiuto. Il risultato apprezzabile di questo indirizzo è l'approccio integrato che permette alle diverse professionalità di interagire tra loro nell'approntamento e nella verifica del percorso terapeutico e di connettere i diversi soggetti coinvolti, oltre che prendere in considerazione il contesto familiare e sociale. Il perno di questa visione è la centralità della persona, che significa l'essere umano anzitutto come un essere relazionale. Attenzione, il nostro linguaggio è assolutamente ambiguo, perché noi utilizziamo il termine individuo e il termine persona come se fossero intercambiabili. E, come dice un filosofo, che è poi Levinas, l'Occidente è a rischio per questo motivo, perché confonde il termine individuo col termine persona. Che l'uomo sia un essere relazionale lo conferma la psicologia, la teoria dell'attaccamento che tutti noi conosciamo, che ha un po' spiazzato l'impostazione freudiana, dice che il bisogno relazionale è primario. Non è vero che il bisogno fondamentale è il bisogno di essere nutriti, e su questo secondariamente si costruisce la relazione. No, la relazione è a prescindere da... Ora voi capite che basta questa osservazione per dire dove dobbiamo andare, e basta questa osservazione per fare spazio ai valori, ai bisogni e alla religiosità, alla spiritualità, insomma, a prescindere dall'approccio. Non sto parlando di confessionalismo, non sto parlando di una confessione precisa religiosa, sto parlando dell'atteggiamento mio di fronte al problema del vivere e del morire e del significato, dell'amare piuttosto che della felicità, cose di cui si parla poco e che invece se ne dovrebbe parlare, ma non parlare, vivere. E nella relazione, se tu senti che l'altro si prende cura di te, tu sei importante per lui, dentro di te un po' alla volta cade il significato della tua esistenza e il senso della tua dignità. Cioè, un malato mentale, gli puoi dare i psicofarmaci che vuoi, ma lui sa che dal punto di vista affettivo non ha una possibilità realizzativa.
sa che ha dei limiti. Chi è che gli dà il modo di poter avere consapevolezza di questi limiti e portarli, se non un intrico, un tessuto di relazioni coinvolte? Allora capite che l'educatore professionale ha un compito altro che una professionalità diminuita. Gli viene chiesto un coinvolgimento, un'attenzione, un'analisi, una padronanza di sé molto molto alta. Molto accuratamente, come vi dicevo, il filosofo Levinas denuncia con preoccupazione che l'Occidente è dominato dalla cultura dell'io anziché l'attenzione privilegiata all'altro. Il concetto di persona è divenuto sinonimo di individuo, impoverendo così la visione dell'uomo. Nell'antichità il termine persona indicava la maschera che gli attori del teatro greco portavano per designare il proprio personaggio, se comico o tragico. Cioè, per cui quando uno appariva, le persone che assistevano sapevano già la tipologia, le caratteristiche di che recitava. In realtà era la maschera messa anche perché aveva una forma che aumentava il volume, quindi era una specie di microfono inserito. È stato applicato durante il lungo dibattito sulla Trinità alle relazioni all'interno dell'unica natura divina che si specifica appunto in Padre, Figlio e Spirito Santo in termini che designano di per sé la relazione, cioè la natura umana che si esprime in relazione. Da allora il termine persona è stato applicato all'essere umano per evidenziarne la dimensione relazionale come costitutiva della sua natura. Questo è assolutamente fondamentale, cioè o noi siamo convinti che l'uomo è un essere relazionale e scriviamo i nostri servizi, i nostri percorsi, è il nostro vivere civile a partire da questa convinzione, o se no siamo a rischio. Io credo che un po' la democrazia sia a rischio, proprio per questo motivo. Curiosamente c'è stato chi ha proposto, per rispetto delle altre religioni, di non usare mai il termine persona, ma di usare il termine essere umani. Mi sembra uno zero laicista un po' eccessivo. Cioè, il fatto che sia nato così mette in essere un concetto che è di tutti. Che questo concetto si sia smarrendo lo stanno a indicare le tendenze disgregatrici in atto in Europa. Questo è un pensiero che scrissi tempo fa, detto oggi mi risuona in maniera molto molto più violenta. I rigurgiti pretestuosamente identitari, anche questo l'ho scritto tempo fa, i sovranismi presuntuosi, l'ho scritto tempo fa, oltre che le patologie sintomo dello spirito del tempo, come l'anoressia, gli attacchi di panico e molte forme di dipendenza. Sappiamo che le patologie sono espressione dello spirito del tempo. Quindi una patologia è un'offerta di un luogo critico dal quale partire per riflettere sui nostri stili di vita. Questo per dire che non ci sono specialistiche. Chiudo, c'è ancora molto da dire, ma lo chiudo in questo modo. Vado a scomodare Edgar Morin. Edgar Morin, penso che lo conosciate, è un filosofo sociologo, ecologista, e dice: nelle scienze la specialistica è assolutamente inevitabile, perché se no rischi di analizzare l'oggetto con precisione a diversi punti di vista. Però l'effetto nefasto della specialistica è che si prende la connessione col tutto, e nella misura in cui si perde la connessione col tutto, la nostra sapienza, io dico la nostra saggezza, diminuisce, e questo è un rischio grande. Lui ha sviluppato questo pensiero dicendo che i saperi che l'educatore deve trasmettere sono 7 per creare che cosa? Questo lo diceva molti anni fa, l'identità terrestre. Dice, l'identità delle nazioni deve essere retta dentro l'identità terrestre, e oggi è evidente che noi siamo in un ambiente globalizzato. Pensiamo al tema del clima, o pensiamo al tipo di sviluppo del tutto diseguale che produce violenze e disuguaglianze e così via, no? Di cui la migrazione è giustamente, come dice Bauman, è semplicemente una parte. Niente che mi metta a parlare di una cosa come l'immigrazione e non parlo dell'ambiente. La maggior parte dei migrati
sono gli immigrati ambientali. Noi abbiamo trovato fuori la questione dell'immigrato economico, che come dire, in Africa prendono 1000 euro al mese, vengono qua per prenderne 2000, tant'è vero che hanno il telefonino. Sì, ma scusa, ma non sapete che i telefonini nostri, che sono irrecuperabili, vengono venduti in Africa? Quindi con la miseria degli africani non riusciamo a piazzare le nostre pezze. Cioè, io non lo so. Secondo te, un rifugiato non ha il diritto di sentire sua madre come sta? O di mandare un video a sua sorella? Ve lo dico per queste cose che partecipano. Cioè, no, improvvisamente diventano degli esseri astratti. Cioè, ma dove siamo? E dice così, tra gli altri saperi c'è la comprensione umana, la compassione, poi gli altri di saldo. Questa è la proposta del Gabonelli. E io penso che noi non possiamo assolutamente prescindere da questo tipo di visione dell'uomo e da questo stile e ottica di intervento. Penso che insieme possiamo farcela. Grazie a tutti voi.